Buonasera a tutti, mi chiamo Gina Falco e sono un consigliere comunale di San Donato. Non sono però questa sera in veste di consigliere comunale ad introdurre questa serata, ma sono, come ha poc'anzi detto Fabrizio, qui in qualità soprattutto di amica di Rexando e oggi di Noi, che è l'associazione che ha preso il posto di Rexando. Ringrazio gli organizzatori della serata, ringrazio i relatori che sono veramente molto bravi e sicuramente daranno tantissimi spunti interessanti a tutti noi. Ho riflettuto molto su come iniziare questa serata e ho cercato di trarre spunto da citazioni classiche piuttosto che da altisonanti nomi. In realtà poi, nonostante questa famosa ricerca avesse comunque condotto a dei risultati piuttosto, diciamo, pregiati, ho deciso di iniziare invece da una citazione di un cartone animato che mi ha suggerito mio figlio quindicenne. Questo cartone animato si intitola Lorax, è il guardiano della foresta. Ed è un po' uno spunto, diciamo, sono tre parole che voglio dare come spunto anche ai relatori e poi un po' a tutti noi. Queste tre parole sono a meno che. A meno che cosa? Cosa dice il protagonista del film, di questo cartone animato? Dice che a meno che non si abbia il coraggio di affrontare delle sfide, poi le parole non sono esattamente queste, ma questo è il senso, nessun cambiamento sarà possibile. Nessuna sfida potrà essere raccolta, potrà essere attuata e decisamente non potrà essere vinta. Quindi ci vuole coraggio perché il cambiamento implica coraggio. Questa sera parleremo di cambiamenti urbani e di cambiamenti umani. Verranno affrontate attraverso degli spunti diversi che prevedono comunque un comune denominatore. Questo comune denominatore è la partecipazione, cioè la partecipazione di tutti noi, che ognuno nel proprio piccolo può contribuire con il proprio coraggio, con la propria voglia di cambiare, perché se non abbiamo voglia comunque di metterci in gioco e di cambiare anche le nostre piccole abitudini, sicuramente non potremmo essere protagonisti di alcun cambiamento, sicuramente non potremmo cambiare noi stessi. E allora, introducendovi brevemente la serata, parlando in particolare di Rexando, a cui sono molto legata, perché Rexando, appunto, come recita la parola stessa, è la rete civica di San Donato Milanese. Fu costituita da un gruppo di giovani volontari, adesso sono meno giovani, lo vedrei, sono diversamente giovani, dico io, ma è stata un po', come dire, il precursore di Facebook, dei social, perché ha consentito a tantissimi sandonatesi e non di poter così influire in qualche modo su delle decisioni prese dall'amministrazione piuttosto che su scelte politiche generali della città. E quindi in qualche modo è stata in prima battuta uno degli attori principali, diciamo, dei cambiamenti anche sociali che ci sono stati all'interno della nostra città, dando voce a tutti. Questa era, come dire, la prima cosa importante. Tutti avevano la possibilità di chiedere, di fare domande, di interrogarsi, di ricevere alcune volte anche delle risposte e anche in alcuni casi di instaurare dei veri e propri dibattiti piuttosto accesi. Nel corso degli anni è diventata una testata giornalistica e chiaramente ha dovuto, come dire, essere anche al passo con i tempi, e lo è sempre stato. Io sono contenta di aver contribuito, richiedendola, a far dare a Rexando, oggi associazione Noi, la benemerenza civica, che è il massimo riconoscimento che il Comune di San Donato dà ai cittadini o alle associazioni, come in questo caso, che sono meritevoli di un riconoscimento da parte dell'amministrazione e della cittadinanza per il grande contributo che offrono alla vita sociale della città.
Dicevo che Alexandra è diventata noi. Diventata noi, e il noi non è un nome particolare o casuale. Diventata noi perché ha raccolto diversi dipartimenti, tra questi, tra i più importanti, BC Politana Network. Ma, come dire, ha risentito correttamente dell'evoluzione dei tempi ed anche, diciamo, del nostro modo di vivere diverso rispetto a 23 anni fa, quando era nata Alexandra. E così si è trasformata, è diventata noi, perché in realtà il cambiamento deve venire da noi. Non è sufficiente che ognuno di noi dica qualcosa, è importante che contagi gli altri anche attraverso delle contaminazioni, anche attraverso quello che Fabrizio ama sempre dire, il caos, perché in realtà il mondo nasce dal caos, non dimentichiamolo. A meno che, ricordiamo anche le tre parole a meno che, e vi voglio lasciare con uno spunto. Questa sera, adesso quando siete arrivati o anche quando andrete a casa, vi consiglio di comprare un buono per una pianta, costa solo 10 euro e sarà l'occasione per poter curare poi ed essere anche responsabili di un albero. E come dire, è quanto mai attuale, quindi penso che Fabrizio abbia copiato questa cosa, ma sono sicura di no perché l'aveva pensata prima. Quanto mai attuale perché voglio ricordare una persona molto importante, molto speciale e che a me piace molto, il premio Nobel per la pace del 2019. Il premio Nobel per la pace 2019, per chi non lo sapesse, è il premier etiope Abiy Ahmed Ali. È un giovane premier, ha 43 anni ed è stato premiato per i suoi innumerevoli tentativi, anche successi in ambito, diciamo, sociale per affermare i diritti umani nel suo paese e soprattutto per il grande contributo alla costruzione della pace con l'Eritrea. Ma voglio ricordare questa sera il premio Nobel Ali per una grandissima, anzi direi una grandiosa cosa che ha fatto. Il 29 luglio del 2019 Abiy Ahmed Ali ha fatto in modo che ogni abitante, poi non tutti ma comunque quasi tutti visto il numero del suo paese, piantasse un albero. Il 29 luglio del 2019 in 12 ore sono stati piantati 353 milioni, ripeto, di alberi in 12 ore. È una cosa grandiosa, non è mai successo, e perché lo ha fatto? Questa iniziativa si chiama Green Legacy e significa appunto eredità verde, perché intanto, come dire, è un segno di appartenenza al proprio paese, un segno che va verso il rimboschimento del paese, un segno che va verso una rinascita vera, perché è da lì che si rinasce. E quindi quanto mai bello che tutto il paese abbia contribuito alla rinascita. E comunque è un grandissimo segno di appartenenza. Un segno di appartenenza di noi tutti ad un posto che non è l'Etiopia, che non è l'Africa, ma è il pianeta Terra. Tutti noi possiamo contribuire, come dicevo, con un piccolo gesto a questo cambiamento, partendo da noi stessi. Vi auguro una buona serata e vi ringrazio di essere intervenuti. Grazie. Do adesso la parola a Flavio Mantovani, che è il cofondatore di BC Politana Network, e gli auguro appunto in bocca al lupo perché condurrà le interviste ai nostri relatori. Buona serata ancora.